da alcuni anni la proficua collaborazione tra le commissioni, le unità operative, il Dipartimento di Medicina Legale e la Commissione Periferica Provinciale dell'INPS, che ha preso il posto di quella del Tesoro da alcuni anni, è ottimale. Noi ci mettiamo sempre a disposizione e loro ovviamente nei 60 giorni approvano le pratiche che noi proponiamo per le varie situazioni. Ci saremmo aspettati da parte del legislatore delle commissioni miste, cioè a dire un lavoro che finalmente integrava medici dell'INPS e medici delle ASL, medici legali ovviamente, che insieme andavano a valutare l'operato fatto sia in prima istanza e sia a livello di verifica dove l'INPS aveva espresso il suo parere. Invece ci siamo ritrovati un decreto che ci esclude completamente e ci individua solo come passacarte, cioè loro ci chiedono l'elenco dei fascicoli, noi mandiamo i fascicoli che loro ci hanno chiesto, loro effettuano la revisione a livello provinciale, regionale e nazionale e se hanno bisogno di forza lavoro aggiuntiva fanno delle convenzionate, dei convenzionamenti addirittura esterni con liberi professionisti, qualcosa che noi abbiamo preso atto che c'è, ma francamente ci saremmo aspettati una maggiore considerazione da parte del governo, che evidentemente si fida più dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che delle aziende sanitarie locali in tema di invalidità civile, ovvero devo anche ritenere che essendo l'INPS l'istituto erogatore del beneficio economico è anche giusto che sia esso stesso a verificare l'appropriatezza, però è strano che chi ha già espresso un'opinione su un verbale poi vada a verificare se quell'opinione è corretta. Questa è l'impressione. Un suo parere a questo punto, dottore, su questa legge. Secondo lei è valida, effettivamente raggiungerà il suo obiettivo? Mi sembra che possiamo fare il famoso esempio che quando si vuole risolvere un problema lo si risolve, quando invece si vuole non risolverlo si fa una commissione. Thank you.